D'altronde questa nostra discussione, così interessante di cui io oggi, stamani, in Senato ho potuto cogliere i momenti che nella illustrazione delle mozioni hanno portato a molti interventi che ho trovato interessanti, approfonditi, dei quali ovviamente ho preso dovuta nota, arriva 2 giorni dopo un altro momento non secondario della nostra vita politica e democratica. E mi verrebbe da dire che se c'era bisogno di avere ulteriori conferme della situazione di drammatico distacco dei cittadini dalla politica come oggi essa è declinata nel nostro Paese, questa conferma è arrivata e si è avuta con il voto delle elezioni amministrative di domenica e lunedì e con, non voglio usare parole troppo forti, ma ci credo profondamente, quel drammatico campanello d'allarme che la bassa, troppo bassa partecipazione dei cittadini al voto ha voluto suonare per l'intero sistema delle istituzioni.